Vediamo adesso la definizione rigorosa di lavoro. Ricordiamo che il lavoro lo compiono le forze, quindi il lavoro che compie una forza su chi? Su un oggetto, mentre questo oggetto si sposta. Per definizione, questo lavoro è il prodotto scalare tra la forza e lo spostamento. Il prodotto scalare è un'operazione che è una moltiplicazione che avviene fra due vettori, in questo caso i due vettori sono la forza e lo spostamento, ed è definito in questo modo. Bisogna prendere il modulo dei due vettori e moltiplicare per il coseno dell'angolo che formano i due vettori tra loro. Per esempio, se la forza è 10 newton e lo spostamento è 2 metri, bisogna moltiplicare 10 newton per 2 metri per il coseno dell'angolo che formano questi due vettori. Sembra una definizione un po' artificiale, ma alla fine tutto quanto tornerà a posto da un punto di vista logico. Ora riprendiamo i tre casi di prima. Se l'angolo è acuto, quindi è il primo caso, lavoro motore, il coseno di un angolo acuto è positivo e quindi il risultato di questa operazione è un risultato positivo, lavoro positivo. Si chiama lavoro motore. Se invece l'angolo è ottuso, come nel secondo caso, il coseno di un angolo ottuso è negativo e quindi il risultato di questa operazione è un lavoro negativo. Quindi il lavoro non è sempre positivo, può essere anche negativo quando la forza tira dalla parte opposta rispetto allo spostamento. Il terzo caso è il lavoro nullo, si chiama così perché il coseno dell'angolo retto è zero. Quindi quando andiamo a fare questo calcolo viene un lavoro zero. Come casi particolari si hanno questi due: quando la forza è perfettamente allineata con lo spostamento e nello stesso verso, l'angolo è 0, oppure quando la forza è allineata con lo spostamento ma nel verso contrario, l'angolo allora è l'angolo piatto, cioè 180 gradi. Il primo caso è un lavoro motore, il secondo è un lavoro resistente. Il primo caso è il lavoro motore più motore di tutti, perché il coseno di 0 fa 1, è il massimo valore che può raggiungere il coseno. Quindi questo è il massimo lavoro motore possibile, quindi il lavoro più positivo di tutti. E in questo caso, siccome l'angolo è 0 gradi, il coseno fa 1, il lavoro si riduce semplicemente al prodotto forza per spostamento, cioè il prodotto dei moduli. L'altro caso invece è il lavoro più resistente di tutti, cioè è il lavoro più negativo possibile. In questo caso l'angolo è l'angolo piatto, il coseno fa meno 1, prima invece l'angolo era 0, il coseno faceva 1, quindi mentre prima il lavoro era il prodotto forza-spostamento, adesso è il prodotto forza-spostamento con il segno meno, quindi è il lavoro più resistente, più negativo possibile. In conclusione, il prodotto scalare fra due vettori, definito come modulo per il coseno dell'angolo compreso, premia l'allineamento dei vettori. Premia anche l'allineamento contrario, nel senso che dà il massimo valore negativo in questo caso, e invece penalizza la perpendicolarità dei vettori. Cioè quando i due vettori sono perpendicolari il risultato fa zero.